Beh, compagno Maurizio mi ha chiesto di aprire questo convegno sul riscatto del lavoro, che non a caso nasce da una canzone, da un canto, no? Che è l'inno dei lavoratori di Turati, che non farò, ma cantare il riscatto del lavoro significa riscatto dal lavoro, perché il lavoro ti imprigiona e si tratta di pagare un riscatto per la liberazione della vita. Cantare l'amore che si libera dal lavoro è una cosa che fa parte della nostra storia musicale. Essendo qui a Firenze non posso che dedicare tutta questi canti alla mia maestra, quella che considero la maestra, oltre che ho avuto anche il privilegio di conoscerla, Caterina Bueno. È morta 10 anni fa qui a Firenze, nella sua Firenze. Mi piacerebbe che chi la conosce, insomma, se la ricordasse proprio nel decennale della sua scomparsa, che però non è una scomparsa. E lei cantava questa canzone del lavoro, una canzone antichissima, di quando dalle montagne pistoiesi si andava in Maremma a fare le bonifiche, già dal 500, poi queste bonifiche ne erano riprese nell'800. E allora si diceva: speriamo che il mio amore, almeno lui, torni, non come quell'altro che in Maremma ci ha lasciato le penne, con la febbre maremmana, la malaria. Soddisfazione di cantare da qua. Sabato scorso era a suonare a Lugano e oltre a togliermi la soddisfazione di cantare a De Lugano Bella, ho cantato anche questa che i compagni ticinesi, italofoni, non conoscevano, ma che racconta la storia degli immigranti italiani in Svizzera e dello sfruttamento del lavoro migrante italiano in Svizzera. Si sente la chitarra? Quel giorno che son andato al settentrione, l'hai maledetto tanto, moglie mia. Peggio però la disoccupazione, che dalla nostra terra manda via. La Svizzera ci accoglie a braccia chiuse, ci mette il pane duro dentro in bocca. 3 anni l'ho inghiottito
questo paese. 3 anni incarcerato alle baracche, alla periferia in mezzo ai fossi. Siamo 40 uomini e una radio. Se vado in centro a fare 4 passi, le strade sono piene, piene d'odio. Lo sfruttamento è calcolato bene, ci carica a fatica ogni minuto, è un orologio di gran precisione. La Svizzera cammina col nostro fiato. Padroni sulla terra ci volete per far la fame, per tirarne conto, ma verrà il giorno che la pagherete e che non partirà più un emigrante. Ma verrà il giorno che la pagherete e che non partirà più un emigrante. Qualche anno fa mi è capitato di andare a parlare a qualche convegno della CGIL sul lavoro per un libro, per qualche libro, alcuni libri che ho scritto, ma in particolare un libro che si intitolava Servi, che avevo scritto, era uscito nel 2009 per Feltrinelli, e raccontava il viaggio che avevo fatto nell'Italia dei clandestini al lavoro, del lavoro dei clandestini. E ho sempre detto che il clandestino è la forma del precario assoluto, di colui che è sotto il massimo ricatto, sotto la massima pressione, senza nome, senza volto, senza identità, esposto alla massima flessibilità, esposto alla massima cacciabilità. Se andando in giro per l'Italia la frase che sentivo dire ovunque, in ogni posto di lavoro, è quella è la porta, allora il clandestino è permanentemente sulla soglia della porta ed è la forma estrema della condizione universale del lavoro oggi, quella appunto del precariato assoluto. E avevo scritto questa canzone che si intitolava Servi, che si conclude con una poesia di Pierpaolo Pasolini, che nel 1961 aveva scritto un poemetto, un libretto che si intitolava Ali dagli occhi azzurri. E una di queste 5 poesie che stavano in questo libretto si intitolava Prima profezia. La poesia serve a questo, per vedere quello che gli altri non sanno vedere, serve per essere visionari. E nel 1961 Pasolini aveva visto quello che gli altri non vedevano, aveva visto schiere di persone che sarebbero arrivate dal mare, vestite di stracci asiatici, addirittura scriveva così, e di camicie americane. Poi dopo ci pensa Minniti a fare gli accordi e a far sì che le persone in Libia vengano vendute come schiavi. Servi che servono a servire e aiutano a svelare la natura criminale di questo patto sociale, l'accumulazione primitiva di ogni cosa viva in un caravanserraglio subumano, dalle terre siciliane fino al centro di Milano, in un campo di cucina, al mercato, in un cantiere. L'importante è non vedere.
servi che servono a servire, e il fatto di morire è solo un incidente, eventualità incresciosa, una cosa da niente, che chi serve ha ben scritto sulla pelle questo niente. Non è per niente strano, dalle terre siciliane fino al centro di Milano, in un campo di cucina, al mercato, in un cantiere, importante è non vedere, è non vedere. Serve uomini di sabbia, fantasmi della notte, con lingue troppo esposte, si chiudano le bocche e tornino al silenzio che compete ad ogni servo buono di un caravanserraglio subumano. Dalle terre siciliane fino al centro di Milano, in un campo di cucina, al mercato, in un cantiere, l'importante è non vedere, è non vedere. Alì dagli occhi azzurri, uno dei tanti figli di figli, scenderà da Algeri, su navi a vela e a remi. Saranno con lui migliaia di uomini, coi corpicini e gli occhi di poveri cani dei padri, sulle barche varate nei regni della fame. Porteranno con sé i bambini e il pane e il formaggio, nelle carte gialle del lunedì di Pasqua. Porteranno le nonne e gli asini sulle triremi rubate ai porti coloniali. Sbarcheranno a Crotone o a Palmi a milioni, vestiti di stracci asiatici e di camicie americane. Subito i calabresi diranno, come da malandrini e malandrini: ecco i vecchi fratelli coi figli e il pane e il formaggio. Da Crotone o Palmi saliranno a Napoli, e da lì a Barcellona, Salonicco, Marsiglia, nelle città della malavita. Anime e angeli, topi e pidocchi, col germe della storia antica, voleranno davanti alle villaie. Essi sempre umili, essi sempre deboli, essi sempre timidi, essi sempre infimi, essi sempre colpevoli, essi sempre sudditi, essi sempre piccoli, essi che non vollero mai sapere, essi che ebbero occhi solo per implorare, essi che vissero come assassini sottoterra, essi che vissero come banditi in fondo al mare, essi che vissero come pazzi in mezzo al cielo, essi che si costruirono leggi fuori dalla legge, essi che si adattarono a un mondo sotto il mondo, essi che credettero in un Dio, servo di Dio, essi che cantavano ai massacri dei re, essi che ballavano alle guerre borghesi, essi che pregavano alle lotte operaie. E allora, a fronte della servitù del lavoro, l'unica soluzione è riscattarlo, il lavoro. E in Italia, nella tradizione popolare italiana, troviamo tante canzoni in Piemonte, in Veneto, in Toscana, in Sicilia, che dicono una cosa: che per ogni giorno della settimana c'è, ci sarebbe e c'è sempre un buon motivo per non lavorare. Lavorare meno, lavorare tutti, si diceva una volta, e questo io credo che è l'unica via d'uscita, è l'unica parola d'ordine che dovremmo rimettere al centro dell'elaborazione di qualcosa che possiamo chiamare socialismo. I giovani è la cosa che capiscono, ma perché produciamo di più l'automazione e tutto quanto, e invece lavoriamo sempre più sfruttati e sempre in meno? Questa cosa arriva ai giovani in maniera molto, molto chiara e semplice. E a fronte dell'automazione, la sharing economy, come non pensare alla necessità di un reddito universale garantito che possa permettere a quella ragazza di questa filastrocca piemontese che dice: mamma, io non posso mettermi lì tutto il giorno a filare, io voglio vivere,
Voglio vivere oltre che lavorare. Sapete, il putting out system, dicono gli storici, l'esternalizzazione della proto-industrializzazione, quando le famiglie contadine gli veniva portato il tessuto da filare, no? E allora per integrare il reddito si faceva questo, e allora si lavora d'estate, e poi si lavora anche d'inverno, sempre a lavorare. No, basta, grazie mamma. E la mia mamma vel che fila a lunes, ma mia lunes c'è pure più le spade su sì, un po' di lula. E la mia mamma fe, da segna da Disney. La mia mamma vel che file mi per spafile, io non posso proprio filare. E la mia mamma vel che fila al martes, ma mia il martes c'è quelle carte, mia lunes c'è pure più le spade su sì, un po' di lula. E la mia mamma fe, da segna da Disney. La mia mamma vel che file mi per spafile. E la mia mamma vel che fila al Merkel, ma mia al Merkel vado da Berto, mia al Marte c'è quelle carte, mia l'Uns c'è pure più, le spade su sì, un po' di rulà. E la mia mamma fe, da signa da Disney. La mia mamma vel che fila mi per spafile. E la mia mamma vel che fila al Gebbia, ma mia al Gebbia non se lo lebbia, mia al Merkel vado da Berto, mia al Marte c'è quelle carte, mia l'Uns c'è pure più, le spade su sì, un po' di rulà. E la mia mamma fe, da signa da Disney. La mia mamma vel che fila mi per spafile. E la mia mamma vel che fila al Venner, ma mia al Vienne si sulle senne, il mio Gebbia non se lo lebbia, mia al Merkel vado da Berto, mia al Marte giù quelle carte, mia al Leone c'è pure più, lo spade su sì, un po' di rulà. E la mia mamma fe, da signa da Disney. La mia mamma vel che fila mi per spafile. E la mia mamma vel che fila al Saba, ma mia al Saba c'ha pure paga, mia al Venner sulla senne, il mio Gebbia non se lo lebbia, mia al Merkel vado da Berto, mia al Marte giù quelle carte, mia al Leone c'è pure più, lo spade su sì, un po' di rulà. E la mia mamma fe, da signa da Disney. La mia mamma vel che fila mi per spafile. E la mia mamma vel che fila ad festa, ma mia ad festa se quella finestra mia sabato c'è quella paga, mia al vendere sulla senner, mia al giambio sulla lebbia, mia al mercato d'aberto, mia al martedì quelle carte, mia luna c'è pure più, le studio sì, un po' di rulà. E la mia mamma fe, da signa da Disney. La mia mamma vel che fila mi per spafile. Le case della memoria su Antenna 5. Uomini e donne che hanno fatto grande la nostra terra con la loro arte, il loro impegno, il loro genio, e noi raccontiamo le loro dimore. Due appuntamenti ogni giorno su Antenna 5. 12 storie, 12 esempi di grandezza da raccontare al mondo. Tre, si sa, è il numero perfetto. Tre Rose Pizzeria a Castelnuovo d'Elsa. Non sono solo tre i motivi per venire a trovarci, ma molti di più. Il bellissimo panorama, sale accoglienti, ottima cucina, una pizza unica, apericena con serate a tema e d'estate una splendida terrazza. Venite a scoprire i mille altri motivi per godere dei nuovi locali della Pizzeria Tre Rose. In via Roma 23 a Castelnuovo d'Elsa, 0571 67 30 24. Seguiteci su Facebook e Twitter e sul nostro sito internet www.letrerose.org. Enzo vi aspetta in via Bustichini a Castel Fiorentino, telefono 0571 629620. Macelleria Enzo, dal 1985 a Castel Fiorentino. Da 35 anni, l'abbigliamento di qualità a Empoli è Giunti Piero. 700 metri quadri di moda giovane, per tutte le taglie e per tutte le età. La qualità, l'esperienza e la cortesia in un grande punto vendita con tanto assortimento per uomo e donna, comprese le taglie forti, lo stile, la moda, le novità, le firme. Giunti Piero è il posto giusto per chi cerca la qualità al giusto prezzo. Giunti Piero, nella zona commerciale Pontorme, a Empoli. Il titolo che ho dato a questo breve intervento musicale sono Storie di lavoro e di utopia. E allora vi volevo raccontare due storie di utopia e di lavoro, ma un'utopia molto molto pratica.
Io due anni fa sono stato nella pianura desertica irachena al confine con i territori controllati dal Daesh, dall'ISIS, insieme ai guerriglieri curdi, per conoscerli, per raccontare la loro storia, per raccontare la storia di una guerrigliera curda che era morta combattendo contro l'ISIS. E compagni, il microfono, io qua non ho amplificazione, cantare alle 9 la mattina è veramente una cosa molto difficile, e se va fate tutto questo casino non aiutate questo lavoro che sto facendo. E allora i curdi del Partito dei Lavoratori del Kurdistan, il PKK, sperimentano in quei luoghi del mondo una proposta politica che è la proposta politica per me una delle più interessanti, se non la più interessante, più avanzata che oggi si trovi sul pianeta, una proposta politica che loro chiamano confederalismo democratico, che è una forma di socialismo all'altezza del XXI secolo, un socialismo ambientale, redistributivo, libertario, dal basso, auto-organizzato. Hanno avuto il coraggio di cambiare tantissime cose e si sono portati veramente all'avanguardia dei tempi. E lì, in quei luoghi del mondo, sono gli unici che hanno combattuto, armi in pugno, i jihadisti dell'ISIS. E allora, quando stavo per andare lì, per stare con i guerriglieri, c'è stato un attentato a Suruç. Suruç è un paese appena alla frontiera nel Kurdistan, tra il Kurdistan turco e il Kurdistan siriano. Sapete che Kobane è stata la resistenza, la Stalingrado dei curdi, riconquistata dai curdi, però è stata distrutta dagli jihadisti. E allora tanti ragazzi curdi, ma anche turchi, stavano andando a Suruç, che sta nel Kurdistan turco, per arrivare a Kobane, per ricostruire Kobane, per piantare gli alberi, per ricostruire la biblioteca, per ridare forma a una città e a una forma di vita che non c'era più. E allora lì però non ci sono mai arrivati, perché 32 di loro vennero fatti esplodere da uno jihadista che si era appunto fatto esplodere come kamikaze, ovviamente con la complicità dei servizi segreti turchi. La strategia della tensione è una cosa che noi conosciamo bene in Italia, e in Turchia adesso la conoscono molto bene. E allora ho scritto questa canzone per questi ragazzi che andavano al confine, per tutti i ragazzi che vanno al confine, e per chiunque ragazzo nell'anima che ha il coraggio di attraversarli i confini, sventolando questi colori giallo, rosso e verde, che sono i colori del Kurdistan, ma che sono colori universali. Maledetto il Dio di sangue, cieco e desolato, legione di miserie, ben misero peccato, che non scioglie lingue, pietra nera dentro il cuore, ed impone il suo deserto in assenza di parole. Maledetto quello sguardo opaco di dolore, che ha scelto di imbottirsi del suo Dio sterminatore, e ha sciolto nel suo grembo, infecondo e inconsolato, chi gioiva della vita e dalla vita era abbracciato. Maledetti presidenti, senza cuore e troppi nervi, che fan strame della gente grazie a tutti i loro servi, e con mani inanellate e il sigillo della morte, benedicono macelli e si chiamano fratelli. Dove ritroveremo il rosso dei nostri passi? Dove riascolteremo il verde di quel silenzio? Dove il giallo del grano ci illuminerà domani? Ora che siamo vento, radici, echi lontani, sui nostri passi adesso verrà un altro cammino. Il nostro sguardo è il vostro, vostro il nostro destino. Il sole non smette mai di far luce all'orizzonte. Il vento soffierà sempre dalla cima di un monte. Benedetto sia chi ascolta e sta allerta se luce viene, chi ascolta le voci vinte e riscatta le catene,
e da casa si mette in viaggio, perché un battito di ciglia è lo spazio dell'universo, il tempo di una meraviglia. Benedetto sia chi lotta e ride di bellezza e conserva dentro al pugno tutta la sua giovinezza, che seppellirà quel dio bavoso e indemoniato, e non ci sarà che vento che la terra avrà liberato. Benedetti quei ragazzi che andavano al confine per oltrepassare i limiti di tutte le paure, per leggere il futuro e tonarlo ai loro eguali, e nonostante tutto sono loro gli immortali. Dove ritroveremo il rosso dei nostri passi, dove riascolteremo il verde di quel silenzio, dove il giallo del grano ci illuminerà domani. Ora che siamo vento, radici e chi lontani, sui nostri passi adesso verrà un altro cammino, il nostro sguardo è il vostro, vostro il nostro destino. Il sole non smette mai di far luce all'orizzonte, il vento soffierà sempre dalla cima di un monte. Benedetto sia chi lotta e ride di bellezza e conserva dentro al pugno tutta la sua giovinezza. Allora, visto che qua siamo tutti quanti in forma diversa, insomma, persone che in qualche modo lavorare meno, lavorare tutti, oggi detta così è come fosse un'utopia, no? Ma l'utopia, come dicevano tanti, in realtà l'hanno detto tanti, ma l'utopia è quella necessità, perché se non avessimo di mira l'orizzonte noi staremmo sempre fermi, non ci muoveremo mai, saremmo sempre nella palude, no? E allora non è un caso che il romanzo occidentale nasce col Don Chisciotte di Cervantes, che mira l'utopia, che mira l'orizzonte, gli danno tutti del pazzo, no? Sei un Don Chisciotte, si dice ormai, per dire sei un utopista. Invece no, l'utopia è la cosa fondamentale, perché è l'orizzonte che ci dà il senso del cammino, che ci dà il senso del progetto. E Don Chisciotte cosa vuole fare? Vuole instaurare nel mondo la bellezza di Dulcinea, no? Ricordo Simone Weil, una delle più grandi pensatrici del Novecento, che diceva che, sapete che lei decise di andare a lavorare in fabbrica, non aveva necessità, ma ne aveva una necessità morale di andare a lavorare in fabbrica e condividere il destino degli operai, e diceva: se finché Michel qui, che lavora 13 ore al giorno, che non ha la possibilità di godere del mondo, di godere della bellezza del mondo, non sarà lui a godere del mondo, noi non avremo mai liberato l'umanità. La bellezza salverà il mondo, la bellezza è tale solamente se è e quando sarà per tutti. E allora questa è una canzone dedicata a noi, Chisciotte. Ma la libertà, mio caro Cervantes, che parola strana. Libertà perché? Libertà di chi? Libertà puttana. Sola libertà è inseguire un sogno senza padrone. E da quel che amo, da quello solo, dipenderò. In un tempo di astuti rapaci, in cui dei son banchiere e mercante, io ritorno a montar ronzinante, e la lancia in resta è la mia libertà. Libertà di potersi dire: io ti stringo la mano. Anche se l'uomo è un lupo per l'uomo, se non c'è perdono per chi ama di più. Non ho mai smesso di lottare contro il mulinar del male, la sua libertà di macinare vento e incatenare, di spargere tempesta mentre il trono se la ride. Perciò il cielo dei giganti io ritorno ad assaltare. Ma la libertà, mio caro Cervantes, che parola strana. Libertà perché? Libertà di chi? Libertà puttana. Sola libertà è seguire un sogno senza padrone. E da quel che amo, da quello solo, dipenderò.
quando il cuore ha sostanza, non c'è niente da fare. E un mattino di luglio partì a conquistare, mi scuoteva la vita il suo eroico furore e la buona novella. Dulcinea è la più bella, seminare visioni sulla terra come sale ed affrettare il tempo, che qualcosa al tempo viene, che lo schiavo può spezzare con la spada le catene, perché libertà è godere delle rose e avere il pane. Un fuoco d'incendio bisogna immaginare, far luce dove il buio sembra straripare, perciò un Chisciotte torna ad impugnar la lancia con l'altro cavaliere di nome Sancho Pancia. Ma la libertà, mio caro Cervantes, che parola strana, libertà perché, libertà di chi, libertà puttana, sola libertà è inseguire un sogno senza padrone, e da quel che amo, da quello solo dipenderò, che per la libertà, solo per quella, noi viviamo. Libertà, essere all'altezza dell'umano, perché lo so, lo credo, che qualcosa poi accadrà e non scambieremo più il timore per libertà. Grazie. Allora vi saluto con un canto di nuovo di lavoro, dei ribelli del lavoro dell'Ottocento, di fine Ottocento, che ho iniziato con quello che forse era il cavallo di battaglia di Caterina Bueno, e che ovviamente voglio chiudere di nuovo ricordandolo. Qua c'è Giovanni Bartolomei, che è stato il suo amico e cantante degli ultimi anni, che qua però come delegato della CGIL stamani. E allora, Giovanni, ti va di venire a cantarla con me? Vai. Tra due settimane esce un mio disco, non di canzoni mie, ma di canzoni del repertorio del canto toscano, dedicato, che è un omaggio appunto a Caterina Bueno. Tutte le canzoni, quasi tutte quelle canzoni stavano nel repertorio di Caterina, e esce tra due settimane, e quindi, se vi capita, si intitola Bella una serpe con le spoglie d'oro, che era un rispetto d'amore che cantava la Caterina. Questa canzone è una canzone dei sovversivi che finivano in carcere semplicemente per essere sovversivi. E allora nella galera sentivano il rintocco delle ore. E il carcere serve per cancellare la tua storia, per dirti non esisti più, non c'è passato, non c'è futuro, non sei nessuno. Arriva il rintocco delle ore che ti dice ma sei ancora vivo, e fuori c'è la tua famiglia, e la tua famiglia fuori ha fame, e allora speri che il battacchio della campana che rintocca le ore si trasformi in un maglio che distrugga quelle mura di quella maledetta prigione. Ci mangiare. Viva il coraggio e ma chi lo sa portare l'anarchia, la lodi
cuori hanno fame, chiedono pane. Anch'io da socialista, oh, mi voglio vestire bello gli è il rosso, rosse son le bandiere, ma verrà qui il giorno della rivoluzione. Infame società, dovrai pagare. Verrà qui il giorno della rivoluzione, verrà qui il giorno che la dovrai pagare, ma verrà qui il giorno della rossa bandiera. Infame società, dovrai pagare. Grazie, grazie Maurizio. Visto che ho aperto la bocca, un par d'ottave me le può? Due basta. Due, vai. Grazie. Visto che Marco mi ha fatto aprire la bocca, ormai ho la bocca aperta. Chi ozia e trae dell'oro il suo profitto. Come diceva bene Pietro Gori, se a chi lavora in cullo mette fitto, va combattuto anche con canti e cori. Gli è mio dovere allora d'un stare zitto, ma di che si è dormito sugli allori, credendo che i diritti conquistati ci fossero in eterno assicurati, ma invece poi ce li hanno rimangiati. La schiavitù aggiornata si riaffaccia, ritornando il lavoro di sfruttati, non basta più il sudore di due braccia. Svegliamoci se siamo addormentati, anche perché ci piaccia o non ci piaccia, di chi lavora siamo rappresentanti e tocca a noi mettere il capo avanti.